la tavola che si intravede lì sarà il nostro futuro mobiletto. 18 e 105 per 18 e... 105 per 18 e 5? 18 e 6? Sì, 18, sì. Poi un altro 105. Stiamo facendo i controlli qua delle prime tavole. Abbiamo fatto 26 tagli per il momento. Con l'aiuto di questo cartone sono andato a creare una dima. Che ci stesse perfettamente sulla bombola. Ecco, adesso andiamo a prendere questa dima. Qui ci abbiamo il nostro bel pezzo di legno da tagliare. L'abbiamo messa in posizione e con la matita ho tracciato il profilo della bombola. Stiamo finendo di montare il primo cassetto e dopo aver fatto tutti i buchi e le viti e aver deciso che viti mettere, adesso mettiamo la colla e poi ci montiamo sopra la base del cassetto, che è questa qua, e così anche con la colla siamo sicuri che non scappa. Non ci basta, abbiamo messo degli spessori qui e forse non passa più. Secondo tentativo, togliendo le guarnizioni dalle pareti, ci passa, giusto giusto ragazzi, e voilà, questa è la camperizzazione interna. Aggiornamento del 5 gennaio, questa è la situazione del mobiletto, è stata fatta questa modifica per bloccare i cassetti tipo durante il viaggio. Stiamo anche progettando la parte estetica di cui mi occuperò io appena sarà tutto levigato e pronto per la verniciatura. Qui Guido ha installato questo, come possiamo chiamarlo? Una parte insomma che va ad appoggiare alla macchina, giusto? In modo tale che la struttura non carichi sul legno stesso, più o meno, ma poi montato si capirà meglio. Qui come sempre abbiamo la botola per la bombola e poi queste all'occorrenza si possono ripiegare per inserire qualcosa nella parte laterale della macchina. Eccoci qua, ho dato la prima mano di impregnante barra flatting, questo qua, vediamo se lo riesco a far vedere, color noce chiaro, e questo è il risultato finale. Ho dato intanto la prima passata, poi vedremo se farne una seconda, adesso non riesco a mettervi a confronto come era prima, comunque è un po' più giallognolo, un po' più caldo come colore. Abbiamo usato il rullo. Ecco, sottofondo sentite Guido che sta scartavetrando gli altri pezzi. Primo cassetto fatto. Abbiamo appena finito di dare la prima mano al mobile. Poi qui avevamo usato alcuni pezzi di recupero e ovviamente erano dei legni colorati e quindi questo è l'effetto che a me sinceramente fa un po' schifo. Però effettivamente non si vedrà più di tanto, quindi giusto? Ecco,
Sembra facile, ma non lo è, perché ci sono tutti questi scalini e poi c'è anche la parte sotto. Quindi sembra facile, ma non lo è. E lì stiamo facendo il time lapse.